Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Eccoci ritornati qua, ben ritrovati cari radioascoltatori, questa è sempre Impresa Radio Network, io sono sempre Claudia Viganò e adesso dopo i nostri ospiti abbiamo un momento molto importante perché ci colleghiamo con la dottoressa Valentina Benvenu, commissario capo della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura di Torino. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille di aver accettato il nostro invito ai nostri microfoni. So che lei si occupa di violenza sulle donne, della sezione anticrimine e avete organizzato un bellissimo evento per rendere più importante l'attenzione su questo, su questa piaga che ormai ogni giorno non c'è telegiornale o non c'è giornale che purtroppo non riporti un episodio di questo tipo. Sì, avete detto benissimo, lo scopo dell'evento che abbiamo organizzato per domenica prossima, 24, che fondamentalmente consiste in un evento podistico o di camminata a seconda insomma delle energie che si hanno a disposizione, ha proprio questo duplice scopo, quello di sensibilizzare ulteriormente su questo tema che è ancora molto drammatico nel nostro paese e dall'altro quello di fare un gesto concreto, una raccolta fondi a sostegno del progetto SOS Orfani Speciali che supporta a livello economico e non i bambini rimasti orfani a seguito di femminicidio. Da dove parte e come si fa per iscriversi? Allora, partirà domenica mattina alle ore 9, sì. Prevede due percorsi alternativi, il ritrovo è Piazza Solferino. Sì. E è possibile fare una 10 km sia in versione competitiva che non competitiva oppure una 5 km camminandola, ecco. Esatto. Per quanto riguarda l'iscrizione invece è possibile farlo direttamente la mattina dalle 7 del mattino fino alle 8:30 oppure online sui siti della Questura di Torino, del Consiglio della Regione, del CUS, oppure inquadrando il QR code della locandina che è possibile trovare in giro sì. Per la città. Senta, e il costo invece della gara? Allora, sono 15 euro per la camminata di 5 km, 20 euro per invece la 10. Ovviamente c'è un pacco gara con una maglia bellissima e una serie di altri gadget. Anche se uno dovrebbe venirci per altri motivi, quindi speriamo che ci sia tanta gente. Io mi auguro che ci siano tanti uomini che vengano a correre. Auguriamo tutti che almeno si sensibilizzino e non sentiamo più di questi purtroppo di questi brutti episodi. A che punto siamo con i femminicidi, con la possibilità di riuscire a fermare un po' questa piaga? Ma è una domanda difficile, nel senso che il fenomeno a livello nazionale appare come numeri più o meno costante. La nostra sensazione è che in realtà sia un fenomeno in emersione costante, no? Quindi il problema non è tanto diciamo l'aumento delle denunce, per esempio, non è un segno di aumento della recrudescenza del fenomeno, ma del fatto che viene denunciato, comunque se ne parla. Sì. Ovviamente è un problema legato alla mentalità del nostro paese. L'emancipazione femminile e quindi il cambiamento anche delle dinamiche relazionali hanno fortemente inciso. Certo. Questo tipo di episodi. Voi avete come divisione anticrimine avete messo in atto qualche cosa di nuovo, di particolare per cercare di arginare un po' il problema? Le donne allora, si rivolgono a voi in questo senso, dico c'è un pochino più di partecipazione da parte delle donne a condannare questa cosa? Noi vediamo una grande partecipazione, ovviamente siamo consapevoli sempre di più che non basta strumento repressivo che fornisce la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il sistema giustizia in generale, ma bisogna sempre più puntare sulla prevenzione. Certo. E quindi per questo ci teniamo moltissimo anche andare nelle scuole, perché i giovani, i ragazzi sono i cittadini del domani e se puntiamo su di loro credo si faccia il miglior investimento.
Esatto. Quindi intanto cominciamo ad andare a correre, che questo aiuta quei poveri bambini che sono rimasti orfani di queste brutte, di questi brutti episodi. E quindi mi raccomando, tutti domenica in Piazza Solferino alle ore 9, camminate, correte per We Run for Women. Speriamo di avere un pubblico numerosissimo, dottoressa. Sì, ce lo auguriamo tutti, sarà comunque una bellissima occasione anche per poter stare insieme, conoscersi e dialogare sul tema. Esatto, e anche sorridere magari, hai visto? Perfetto, allora ringraziamo la dottoressa Valentina Benvenu, commissario capo della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura di Torino. Grazie mille dottoressa e complimenti per l'iniziativa, perché è veramente importante. Grazie a voi dell'invito e buona serata. Grazie. Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.